La parola al consigliere Gabrielli. Una pregiudiziale. Prego, prego, prego. Volevo chiedere al segretario se l'organo di controllo ha facoltà o obbligo di essere presente quando si applica il bilancio, si approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, perché io volevo chiedere delle cose ai revisori, però mi dicono che non sono presenti, quindi evidentemente non mi posso togliere dei dubbi. Volevo sapere se era una facoltà o un obbligo, perché se fosse una facoltà comunque sarebbe buona norma e vorrei sapere se. Grazie. Verifichiamo a breve la cosa, la sua richiesta. Prego la parola al consigliere Gabrielli. Grazie Presidente. Mi scusi un secondo, consigliere Gabrielli, che se risponde il segretario generale a proposito, le passo subito la parola su un attimo dopo. Sì, a norma dell'articolo 135 i membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono presenziare alle sedute consiliari. Ok, prego consigliere Gabrielli. Grazie. Bene, io ho ascoltato con attenzione l'intervento dell'assessore Traini e così come gli interventi che si sono succeduti. Ma ho sentito parlare di sfasamento temporale. Sì, effettivamente questo è un problema ed è un problema sicuramente serio. Ma è serio anche e soprattutto nella misura in cui per questi sfasamenti temporali a volte l'amministrazione potrebbe adoperarsi per diminuirli o addirittura per annullarli. E voglio riferirmi ad una situazione ben precisa. Faccio riferimento alla convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che abbiamo demandato alla Multiservizi. Io sto cercando di acquisire documentazione al riguardo perché credo che questo sia un aspetto molto importante per quanto riguarda le entrate nelle nostre casse comunali di quei fondi che poi dovrebbero servire proprio per realizzare le opere pubbliche per i nostri cittadini e alimentare quelli che sono i servizi sociali importanti nella stessa maniera. Perché faccio riferimento a questa convenzione? Faccio riferimento a questa convenzione perché di fatto noi ci troviamo, da una prima documentazione che ho appena ricevuto dagli uffici comunali, ci troviamo a dover incassare dai concessionari che esercitano questo tipo di attività a partire dall'anno 2012 e a seguire 2013, 14, 15, 16 qualcosa come 235.769 euro, che non sono pochi. Tra l'altro sono stati richiesti a queste società, però ad oggi non sono stati riscossi. Quindi la prima cosa che viene da chiedersi è vero che c'è stata tutta un susseguirsi di gestioni dall'AIPA ad oggi alla Multiservizi. Di fatto abbiamo questa situazione qui. Quindi capire perché non è stato posto in essere un'azione di recupero basata anche su decreti ingiuntivi, laddove ovviamente ne ricorra la circostanza. Ma la cosa che io ritengo ancora più interessante o perlomeno preoccupante è che ad oggi, nonostante che la Multiservizi abbia acquisito questo servizio dal 1° di gennaio del 2017, non c'è un contratto firmato da parte di chi ha acquisito questo servizio. Quindi di fatto la Multiservizi esercita questo servizio di riscossioni senza avere un contratto firmato. Quindi senza sottostare formalmente
a quelle che sono le condizioni previste nel capitolato. Qui abbiamo tutta una serie ovviamente di condizioni con l'indicazione di quelli che sono dei minimi netti garantiti, però ecco, noi ad oggi non abbiamo un contratto ancora firmato. Le chiedo, assessore, come mai? Credo che questo sia un qualcosa di importante. È importante perché non ci dimentichiamo che oltre a questi 235.000 euro che ci sono e che sono documentati, come hanno documentato a me, questo importo tranquillamente lo possono documentare a lei, assessore, ci sono altre situazioni che riguardano l'occupazione del suolo pubblico. Come siamo messi con l'occupazione del suolo pubblico? Ci siamo accertati che le riscossioni vengano effettuate e come? Se ci sono anche qui delle situazioni pregresse che devono essere escusse. Parliamo di soldi, parliamo di importi, diciamo, importanti. Quindi io la invito, assessore, a fare attenzione a questi aspetti che le sto dicendo, perché credo che da qui si possa trarre della linfa importante per i nostri contribuenti, per fare in modo che i nostri contribuenti magari mettano di meno le mani in tasca. Così come, e mi rivolgo al sindaco, io mi auguro che si possano toccare con mano questi effetti della riorganizzazione degli uffici comunali. Io credo che poi dovremmo fare delle comparazioni rispetto a quello che era il volume delle entrate che si aveva prima di questa messa in atto della riorganizzazione degli uffici comunali e ovviamente del livello delle entrate dopo questa riorganizzazione. Io ho inizio ad avere dei seri timori che questa riorganizzazione possa in qualche modo comportare un volume minore di entrate. E questo lo vediamo, da cosa lo posso dedurre? Dice che hai la sfera di cristallo, il consigliere Gabrielli ha la sfera di cristallo. No, io mi limito a un ragionamento, mi limito a vedere quelle che sono le pratiche licenziate ad esempio nell'ufficio urbanistica, e quindi meno volume di pratiche viene licenziato, meno oneri vengono incassati per quelli che sono gli oneri di urbanizzazione e tutto quello che afferisce poi questo tipo di discorso. Quindi io credo che sia azione responsabile vedere effettivamente se e come poi questa riorganizzazione viene recepita anche dagli uffici, perché se c'è qualcosa da correggere forse è il caso che lo si corregga. Io non voglio parlare oltre perché sto ancora acquisendo documentazione comunque su questi temi che ho in qualche modo accennato. Sarà mia premura ovviamente mettere insieme tutta questa documentazione, vedere soprattutto, la cosa che mi interessa è vedere se a fronte di questa situazione debitoria da parte di alcuni titolari di concessioni per le pubbliche affissioni, gli stessi hanno continuato nel tempo ad avere ulteriori concessioni, il che sarebbe grave. Quindi che andrebbe, e sarei subito pronto a esporre questa situazione con un ricorso alla Corte dei Conti sicuramente, per tutto quello che potrebbe configurarsi come danni erariali e non solo. Quindi in attesa che acquisisca questa ulteriore documentazione, io invito l'assessore comunque a mettere subito in azione una vigilanza più attenta su questi aspetti. Chiudo anche qui togliendomi un piccolo sassolino dalla scarpa. Ora in qualche modo lo posso fare senza particolari patemi d'animo. Mi rivolgo sempre alla minoranza. Si è citato il prefetto che avrebbe potuto mettere in campo la procedura sostitutiva. È vero, però anche la minoranza, come è stata brava a stigmatizzare il mio ritardo di 17 giorni per la convocazione del Consiglio Comunale Aperto, forse poteva fare altrettanto con il prefetto. Quindi forse
qui non c'era una immediata convenienza, come dire, preventivata, e quindi la cosa è stata un po' lasciata così. Grazie. Grazie consigliere Gabrielli. Altri interventi? Consigliere De Vecchis. Ma intanto un inciso, cioè forse questo penso che sia l'unico comune che quando approva un bilancio consuntivo approva un bilancio preventivo, no? Non c'ha nemmeno presenti quegli organi che però producono una relazione necessaria all'approvazione del bilancio stesso, la relazione dell'organo delle revisioni, dei revisori. Io quel regolamento contribuì, non è che lo fece il centro-sinistra, ma in commissione c'erano, e quel possono intervenire, penso che si riferisca addirittura che se interpellati da qualche consigliere possono intervenire oralmente al Consiglio Comunale, perché è assurdo che si approvi un bilancio consuntivo dove c'è una relazione dei revisori, no? E io non ho qui da poter interloquire, questa è l'assemblea dei soci. No, si approva il bilancio con la relazione dei revisori e non ci stanno i revisori. Succede in tutte le società private, penso in tutti i comuni, tranne che a San Benedetto. Non è la prima volta, eh? Io avevo chiesto anche quando abbiamo fatto il preventivo. Qua non si vedono mai. Sarà opportuno cambiare quel regolamento che è stato, secondo me, misinterpretato, e dire chiaramente che devono intervenire almeno quando ci sta la loro relazione. Perché io potrei chiedere per capire. Potrei chiedere perché hanno scritto oggi cose che non hanno scritto ieri, perché qui oggi pare che sia, non si capisce se, che periodo approviamo, no? Pare che c'è stata una continuità, scusami, ma pare che hai vinto tu, va, PD, 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 piattume. Forse, sicuramente, forse, scusa, è vero, perché come minimo, no? Un bilancio... Sì, ma no, avete vinto molto probabilmente con i voti di quelli che ci stavano prima, con l'aiuto di quelli che ci stavano prima, perché se no non si spiega questo comportamento. Chi entra in un'amministrazione è la prima cosa che fa, divide l'esercizio in due periodi, ante, ex ante, quando c'erano gli altri, ex post, da quando ci stiamo noi. Avete sentito qualcosa stasera? Quello che succedeva prima, quello che è successo dopo, il frutto di questo consuntivo è il preventivo di Gaspari che voi vi apprestate a votare e a condividere senza denunciare, no? Degli sfasci economici totali, no? Stasera abbiamo detto, fortuna c'è un avanzo, però questo avanzo non possiamo utilizzare, solo le mecheche, si dice a San Benedetto, utilizziamo perché non possiamo non fare niente, no? Utilizziamo le mecheche. E questi li mettiamo a fondo svalutazione crediti, fondo rischi su cause, fondo di qua e fondo di là. Porca miseria. E come mai? E i fondi, dice, uno è adeguato secondo la norma di legge, ma se andiamo a vedere non è adeguato secondo le risultanze del nostro bilancio, quello svalutazione crediti. Un altro, lo dicono i revisori, non è adeguato, è vero. Al 30 giugno del 2016 c'erano oltre 400 cause in essere. Il rischio stimato dall'ufficio è di circa 11 milioni di euro. Il fondo 700 mila euro. C'è una spada di Damocle su questo comune, incredibile, no? Non lo denuncia nessuno. Quelli che c'erano prima, molto probabilmente l'hanno creata questa situazione, no? Quelli che arrivano adesso la trovano, ma tappiamo di qua, tappiamo di là. Unica nota positiva, è vero, la perdita del conto economico, intuitivamente, però non è un cattivo segnale, eh? Rimettiamo 3-4 milioni di euro, però tranquilli, quelli non sono soldi ulteriori che escono, perché fortunatamente i soldi erano già finiti, no? Quindi no, non li possiamo spendere, è chiaro, come in tutte le società, gli ammortamenti non sono soldi che escono, ma sono quei soldi che dovrebbero riaccumularsi all'interno dell'ente per poter garantire la manutenzione straordinaria e il rinnovo di tutti i fattori della produzione. Non abbiamo accantonato niente, no? Ci abbiamo 400 cause, le assicurazioni non ci assicurano più, le strade sono dei colabrodi, la gente non fa... Cioè, non lo so. Allora io mi chiedo, no? Come si fa a votare un bilancio del genere? Dove?
Non si capisce che cosa c'era. Qualcuno dice, giustamente, il PD vi dice come vi stavate a lamentare, ma da quello che dice pare che, insomma, va tutto bene, no? I revisori hanno messo un po' di warning. Beh, insomma, qui ci stanno cose chiare. C'è una spada di Damocle. Quello che, e tutti quanti qui stasera avete sentito qual è, secondo loro, la soluzione? La riscossione. Nel senso che, no? Vi gireranno, faranno così, ok? E come al solito pensano di incassare qualcosa di più. Non è così che funziona. Perché poi, no? Questo è il consuntivo, dove c'è un vostro semestre, dove non avete fatto granché, insomma, per sfiduciare un presidente 2 mesi, per non me ne hanno un altro, 3-2, no? Appena eletti, che volevate fare? Quindi questo è il bilancio di Gasparri, che voi con diciamo, leggiadria, no, approvate senza nemmeno criticare, perché questo è il senso di quello che è avvenuto fino adesso qui dentro, non ho sentito una voce, no? Questo è. Ma quello che preoccupa è veramente il preventivo 2017, perché avete detto, no, che pensate di risolvere aumentando la riscossione, cioè girando e cercando di togliere ulteriori soldi ai cittadini che non ce la fanno più, no? Ma non avete parlato di economie di gestione, aumento della produttività, ma non lo potete fare, no? Avete fatto una riforma organizzativa che doveva partire ed essere operativa dal 1 febbraio 2017, siamo a fine maggio, 4 mesi, un disastro. Tranne i servizi di sportello e un paio di settori che sono stati leggermente, solo sfiorati, per il resto è un disastro. E allora come fate a parlare di economia di scala? No? Avete fatto l'economia di scala, sono stata a fare la sua. Non lo so, ci avevate occasione per fare economia di scala, abbiamo parlato di tassa occupazione solo pubblico, cioè, non mi pare, né per il passato, e vabbè, eravate arrivati, non avete avuto tempo, bisognava fare giunta, bisognava scegliere il Presidente del Consiglio, bisognava fare tante cose, ma adesso voglio dire, no, bilancio preventivo e l'organizzazione, no, è passato un anno quasi, lo so. Quando volete partire? Pensate che queste inefficienze non ricaschino sul bilancio? Siamo a fine maggio, quasi metà del 2017 è andato, sì. No? Non lo so, poi non ho capito, insomma, se i soldi ci stanno, non ci stanno, se i fondi sono tutti quanti ben a posto, perché sul preventivo, facendo dei conti, che è quello che avete approvato, rispetto a quello che avete incassato l'anno prima, ci sta una differenza di 6 milioni e mezzo di euro. Allora non capisco, mo il consuntivo è andato, no? Ma non capisco dove li andate a sottrarre questi soldi, da quali capitoli. Sarebbe il caso, preso atto che ormai quel che è stato, il consuntivo è andato, tanto mi pare che l'avete fatto con la precedente amministrazione, perché, ripeto, nella più grande continuità contenutistica, non ho sentito una parola politica, non ho sentito una parola politica, niente. Totale. Allora, se mi fate vedere i numeri e non mi dite nulla di politico, io vi dico che questo è un bilancio falso, non c'ha i fondi svalutati, avete detto, non c'ha il fondo rischi su cause adeguato, un bilancio falso, guarda un po', posso dire, no? L'hanno scritto i revisori, l'avete detto, no? Il fondo rischi delle cause non è adeguato, è falso. Vi dirò di più, per me non è nemmeno adeguato il fondo rischi su crediti. Ma avete fatto un'analisi che è successo in questo comune? Se non fate, perché l'unico elemento di programmazione che è lo storico come passato, no? In quel senso il bilancio consolidato. Avete visto quello che è successo finanziariamente? Non lo so, i sanbenettesi non lo sanno, non gliel'avete detto ai sanbenettesi perché si ritrovano in brache di tela. Dovete spiegare ai sanbenettesi perché si ritrovano in brache di tela. Avete detto che non aumentavate le tasse, le state aumentando. No? Avevate detto che facevate la piscina a giugno, di piscina a giugno non se ne parla, l'assessore parla del rush finale, ma io sto ogni giorno su, dice, mo devono riportare quello che hanno portato prima, senza che lo vedi perché è tutto da rifare. No?
È inutile che ci perdi tempo. Noi abbiamo mandato la lettera con tutti i cambiamenti e l'assessore dichiara a rush finale. L'avete visto voi? State attenti perché ha detto che il progetto della vicina è a rush finale. Un mese fa, eh? È una volata lunga. Vabbè, insomma. Cioè, voi dovete dire le cose come stanno. No che io da San Benettese non ho capito. No? Sì. Siete contenti del bilancio che approvate? Siete contenti del bilancio che approvate? Che ci avete da fare politicamente? Che intenzione ci avete? Come lo cambierete? O navigherete su quest'onda? Mi pare che tanta fantasia non ce l'avete. Mi pare che avete piato un'onda e pregate che sia lunga. Piano piano, 2 mesi sfiducia il Presidente del Consiglio. 2 mesi nomina il Presidente del Consiglio. Poi arriva le vacanze e poi si aspetta il panettone. E andiamo avanti. Cioè, non lo so, perché non potete dire che no, siete stati attaccati dall'inizio. Abbiamo capito che c'era molta gente nuova, in buona fede, magari anche capace, però inesperta. L'abbiamo dato il giusto tempo. Non l'hanno dato alla Raggi, è stato dato a voi, ma adesso il tempo è passato, finito, basta. Dopo un anno la città ha diritto a un'amministrazione che governa. No che state qua a cincischiare. Lo volete fare da soli, lo fate come l'ha fatto Gaspari senza coinvolgere la minoranza. Lo volete fare con la partecipazione, fate la partecipazione vera. No che fate partecipare solo dove non avete idea di quello che fare e di là vi fate i cazzetti vostri. Chiaro? Quindi questo bilancio è invotabile, perché votare sto bilancio voi lo dovete votare per forza perché avete preso questa eredità in carico e nemmeno l'avete denunciata. Ma io scusate, ma no. Potrebbe votare qualcuno del PD, ma io no, Grazie. Grazie consigliere De Vecchis. Altri interventi? Consigliere Capriotti. Parlare dopo i colleghi che mi hanno preceduto è difficile. Spero di sentire voci che possano giustificare l'ingiustificabile. Ma d'altronde mi sono anche chiesto, legalmente è approvabile senza la presenza dei revisori dei conti? Io, per quello che so, i revisori dei conti sono sempre presenti all'approvazione dei bilanci, sempre. Tant'è vero che uno degli elementi è la nota integrativa dei revisori dei conti, per cui come controparte. Entrando, cercando di evitare di ripetere le cose già dette, io parto dal primo punto che dicono i revisori dei conti. Verificare il raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali dell'ente e della realizzazione dei programmi. Cioè significa che questa amministrazione deve verificare il raggiungimento degli obiettivi degli organismi gestionali. E alla luce di quando leggo o ascolto richieste formali fatte alla struttura di individuare gli obiettivi da comunicare entro un certo termine alla segreteria, mi chiedo, ma gli obiettivi li fa l'amministrazione o rifanno gli uffici? Di solito, che poi questo è il decreto Brunetta fatto da questa maggioranza, in cui la politica, sulla base dei propri programmi, del proprio programma elettorale, individua gli obiettivi da assegnare alla dirigenza. Finito adesso il quadro della dirigenza, possiamo conoscere quali sono gli obiettivi? Ecco, in un bilancio del genere uno si aspettava che l'amministrazione venisse qui e ci dicesse quali sono gli obiettivi di questa amministrazione. Ma se non verifichiamo il raggiungimento di quelli passati, pensiamo di poter proporre degli obiettivi? Questo è un aspetto grave. È un aspetto grave perché denota una delle cose più il funzionamento dell'ente, denota l'incapacità di far funzionare l'ente, se non
andando dietro a quello che l'ente fa in modo autonomo, cioè quello che gli uffici fanno in modo autonomo, assecondati giustamente dalla maggioranza politica. Però io penso che i cittadini di San Benedetto hanno votato un sindaco, un'amministrazione con tanto di programma, in cui la partecipazione era al cuore di questa amministrazione. Arriviamo sempre alle scadenze, partecipazione zero, progettazione idem, chiarezza nulla. Verificare l'economicità della gestione dei servizi, secondo punto. Allora, abbiamo capito come funziona la verificare l'economicità. Mi riferisco in modo particolare a questo risparmio presunto sulla riduzione del Piccolo Principe, che dovrebbe portare un risparmio nelle casse del Comune, pur salvaguardando i posti di lavoro. Allora, andiamo a fare un esame su dove è stato collocato il Piccolo Principe. Io penso che ognuno di noi sa che il quartiere dove è stato collocato questa struttura è un quartiere fatto da giovani famiglie, fatto da il quartiere agraria, fatto da situazioni particolari. Ecco, la presenza del Piccolo Principe in quel quartiere aveva una funzione fondamentalmente sociale. Allora, le economie di questa amministrazione vengono fatte riducendo gli investimenti fatti sul sociale, investimenti fatti collocando una struttura, un asilo nido, in una zona particolarmente particolare. Mi fermo qua. Sì, particolare, perché è fatta da famiglie giovani, fatta da persone che non possono permettersi l'asilo nido, dove c'è un'alta densità di persone. Ecco, il Comune si ritira e viene a installare l'asilo nido, risparmiando probabilmente l'affitto, in zone che non hanno la stessa esigenza, che non è il centro, oppure dovranno supportare queste famiglie che dovranno spostare i bambini da quel quartiere là. Io penso che non sia un'ottima politica con la P maiuscola. Penso che sia forse più adatta ad un'azienda privata che fa dell'utile il proprio idolo, il proprio ideale. Che però questo utile, andiamo a vedere, lo andiamo a spendere in altri aspetti. Gestione del personale. Abbiamo persone dipendenti del Comune che possono svolgere determinate mansioni, che facciamo? Acquisiamo personale all'esterno, lo paghiamo per fare le mansioni che dovrebbe svolgere il personale, che potrebbe svolgere il personale. Non mi ripeto, ve l'ho detto in altre occasioni. Andiamo a fare una gestione più oculata dei, come sottolineava il consigliere Gabrielli, riguardo a settori dove il Comune potrebbe recuperare dei soldi. E allora che regolamenti ci vengono proposti? Ne parleremo più nei dettagli dopo. Gli artisti di strada, le feste delle parrocchie. Questo fa parte del piano politico. Io penso che il programma del sindaco l'abbiamo visto tutti, no? Era il primo punto, il regolamento degli artisti di strada. È fondamentale eliminare gli artisti di strada oppure regolamentarli. Poi ci entriamo più nel dettaglio. Verificare l'economicità delle gestioni degli organismi a cui sono stati affidati i servizi pubblici. Io dico semplicemente questo. È impossibile verificare delle gestioni di organismi se non si hanno idea, non si ha idea di come si debbano gestire certi organismi. Quindi, guardi, io non voglio togliere troppo tempo alla maggioranza, che sicuramente cercherà di convincerci sulla bontà di questo
di questo bilancio. Dico solo un'ultima cosa. Accelerare l'attività di riscossione relativa ai residui atti pregressi. Io mi auguro che a breve possiate verificare questa accelerazione, soprattutto alla luce che alcuni investimenti, quelli risparmiati prima, sono stati spesi in quella direzione, proprio per accelerare i residui. E soprattutto quando vedo che c'è il totale disinteresse, se non fatto a livello di annunci. Perché se noi agli annunci non ci mettiamo dei fatti oggettivi che gli uffici debbano raggiungere, come facciamo a verificare il raggiungimento degli obiettivi? Mi fermo qui, grazie. Grazie consigliere Capriotti, la parola alla consigliera Morganti. Grazie, però io siccome devo sollevare anche delle questioni sociali, avevo bisogno anche della risposta, o comunque un confronto con l'assessore. Adesso mi dispiace prendere la parola, mi rivolgevo al sindaco, mi rivolgevo all'assessore dei servizi sociali, quindi ditemi voi come possiamo procedere. Ci tengo perché è importante. Se vuole aspettare un attimo, però nel frattempo ritengo che intanto faccia l'intervento, poi dopo... Tanto dobbiamo rifare il punto su diverse questioni. Le questioni che sono state sollevate nell'arco di questi mesi, in questa assise, e che continuano a riemergere. Prendiamo come esempio tre delle interrogazioni che io ho fatto nell'arco degli ultimi tempi, sulle quali in realtà io ho ricevuto una risposta durante il Consiglio Comunale, ma non una risposta pratica. Quindi ritorniamo al solito concetto, i fatti di cui parliamo io non li vedo e neanche molti cittadini li vedono. Allora, quindi io avrei chiesto al sindaco, ma anche ai vari assessori competenti, a che punto siamo in merito a queste tre interrogazioni, questioni che io avevo sollevato. Perché poi vedo che questo lavoro procede in maniera molto, molto, molto lenta. Allora, ripartiamo dalla riorganizzazione del personale, anche perché vi ricordo che era stata fatta un'interrogazione in merito, ma poi, guarda caso, proprio qualche giorno fa sul giornale è uscito proprio un comunicato della CGIL che riprendeva lo stesso identico argomento e che parlava appunto dei disagi che ci sono stati nella riorganizzazione del personale. Infatti, in merito, io intanto la domanda che preparo è: si è mosso qualcosa nel frattempo? Perché io credo che sia rimasto tutto tale e quale e quindi pessimo. Però riprendo alcune frasi di questo comunicato che si avvicinano moltissimo a quello che io affermavo nelle interrogazioni e sulle quali io mi aspettavo un qualche provvedimento in qualche modo, perché ricordiamoci che parliamo comunque di impiegati e di cittadini, di lavoratori soprattutto, che non sono soddisfatti del proprio operato, dello spostamento che gli è stato attribuito, e questa non mi sembra una cosa da poco, perché ne va proprio dell'operato e del rendimento di questo comune. Quindi dice la CGIL: purtroppo i risultati hanno portato a una situazione per il personale completamente insostenibile, che crea profondi disservizi, i dipendenti stanno subendo un trattamento non accettabile negli ultimi mesi. No, perché quando io ho fatto questa interrogazione sembrava tutto molto piuttosto tranquillo, no? Cioè sembrava che magari la mia interrogazione fosse così caduta dal cielo, frutto di magari una sola lamentela su tutti i vari dipendenti comunali. E invece qui si parla addirittura di minacce, di sanzioni disciplinari, di confusione assoluta, di mancata volontà di reale confronto, e che su questo sono d'accordo anch'io. Adesso non credo che anche la CGIL abbia inventato un comunicato in base alle proteste di chi mie, io non ci lavoro in comune, quindi. Solo che
ripeto, qui è in ballo la professionalità di molti operatori, quindi io veramente vi faccio una domanda con il cuore in mano e vi chiedo: che cosa dopo febbraio, che cosa è stato fatto? È stato cambiato qualcosa? Sembra tutto così approssimativo, però avete intenzione di rivedere qualcosa dopo le proteste, le interrogazioni, le richieste? A Porto d'Ascoli addirittura, io mi informo e poi comunque abito a Porto d'Ascoli, un dipendente adesso è in malattia per infortunio, quindi tutti lo sapete, sarà fuori servizio per diversi giorni. Quindi che facciamo? Come ci muoviamo? Come ci muoviamo nel frattempo? Ci dobbiamo ricordare che quello che dicevo nella mia interrogazione, cioè lo Stato civile alla base dei servizi demografici. E quindi al momento mi sembra che la questione sia un po' allo sfascio, ma non sono io, perché sono l'opposizione, che la descrivo come una cronaca nera. È così, perché ci sono io, c'è l'opposizione, ci sono i dipendenti, però cioè, se voi mi sorridete mi fate a mia volta sorridere, perché parliamo dell'insoddisfazione, ragazzi, cioè è il sindacato stesso che vi fa delle domande, vi chiede una collaborazione e qui non c'è. Allora, attendo ancora un attimo l'assessore ai servizi sociali e quindi entro in merito ad un'altra interrogazione che io avevo fatto. Una interrogazione a risposta scritta che io avevo presentato a febbraio sulle campate occluse, ho ricevuto risposta. Tra l'altro anche questo mi ha fatto sorridere, perché come risposta ho ricevuto anche delle foto, a delle foto che io personalmente poi ero andata a fare, quindi conosco perfettamente la situazione, l'ho sollevata io, ma anche su questo a che punto siamo? Perché a ieri, non so se qualcuno ci è andato stamattina, ma fino a ieri le stesse campate che erano occluse da gennaio sono di nuovo continuamente occluse e non è stata minimamente ripristinata la situazione. Capisco che non spetta al Comune di San Benedetto, però adesso mi ricollego alla questione del controllo, cioè se voi fate una domanda, una richiesta alle Ferrovie dello Stato di procedere con lo sgombero di quei detriti che si sono formati nelle varie campate e non si riceve alcun tipo di intervento, che facciamo? Allora, anche su questo, visto che io avevo fatto un'interrogazione, vorrei sapere i tempi. Perché? Perché va bene che ce ne sono altre libere, però io credo che sia fondamentale liberarle tutte quante per sicurezza, oppure anche qui alla Carlona e va bene. Niente, l'assessore non si avvicina, io pongo il problema comunque a tutti quanti voi, no, perché mi dispiace sempre magari rivolgermi al sindaco, perché giustamente sono stati, il sindaco ha scelto anche dei assessori competenti in materia, quindi io mi volevo, perfetto, però ecco, io voglio essere chiara sul fatto che ho bisogno di risposte, perché l'interrogazione è fatta apposta per avere risposte, ma dal momento in cui io ho la risposta ma non ho i fatti, non ho la concretezza, io ho bisogno che ripongo di nuovo la questione. Allora, ritorniamo alla questione del pulmino comunale. Io lo so che magari adesso non mi interessa più di tanto, perché magari a giugno questa attività verrà ceduta a qualche cooperativa, però io penso che sia importante, molto importante, perché parliamo anche qui di cittadini svantaggiati e lo sapete, io non è che voglio fare sempre la solita tiritera, però il problema in realtà persiste e vi spiego in che modo, perché? Perché io ho fatto un comunicato stampa dove ho spiegato i problemi e vi dico anche il motivo per cui io l'ho fatto, perché ho telefonato agli uffici, ma anche qui, forse ricollegandoci anche al problema della riorganizzazione degli uffici, ti passo questo, ti passo quest'altro, non ho parlato con nessuno, quindi ho dovuto verificare in altri mille modi, seppur attendibili. Fatto sta, io mi sono ritrovata a fare questo comunicato stampa. La questione è stata ripristinata dopo un po' di tempo. Ci occupiamo dall'altra parte di rispondere al comunicato per rassicurare i cittadini, soprattutto i genitori, i familiari
degli utenti, però poi i problemi persistono. Se voi non lo sapete, ve lo posso dire io che ci parlo con le persone, ci parlo con gli utenti. Io non so se voi ci parlate, perché mi sembra strano. Allora, la pedana è stata aggiustata, un consigliere comunale deve avere ampio respiro, non deve pensare alla pedana. No, invece mi dovreste ringraziare, perché io vi ho già detto qual era il problema, onde evitare rallentamenti. Ma qui ce n'è un altro di problema, adesso mi permetto di dirvelo se non vi dispiace. Il problema è che la pedana è stata ripristinata, il problema è rientrato, ma questo pulmino non è puntuale e questa non è una cosa da niente, perché forse voi non avete un disabile in famiglia. Immaginatevi, io so che il pulmino passa alle 9:30, io faccio trovare mio figlio fuori dalla porta di casa mia, vestito, preparato, che ho cominciato alle 7:30 a prepararlo con tanta fatica perché sono anche anziano, il pulmino arriva alle 10:30 con mio figlio disabile che aspetta fuori o al sole o col vento, adesso sta arrivando l'estate per fortuna, ma ragazzi, cioè, qua è anche una questione di controllo, cioè dobbiamo controllare su questa cosa. Io ve lo prometto che io ci andrò, andrò a controllare personalmente, farò delle foto, farò dei video. Oh, ma tutti quanti noi, se non siamo puntuali al lavoro, mi sa che qualche piccolo provvedimento ce lo prendiamo, o no? E allora perché? Vi sembra una cosa da niente un'ora di ritardo tutti i santi giorni col ragazzo, l'utente, la ragazza che aspetta fuori col vento, col sole, con la pioggia? Ma la puntualità in questo caso mi sembra un elemento fondamentale per questo tipo di problema. E ve lo chiedo veramente anche questo con il cuore in mano, non è che lo dico così tanto per dire. Molti genitori si lamentano di questo. Allora io vi dico, fino a che poi vedremo questa attività non verrà ceduta alla cooperativa, vi chiedo veramente di controllare. È rimasto un mese, se è vero che è così, poi ci informeremo. Per favore controllate l'operato dei dipendenti che sono vostri. Sono nostri, sono di tutti. Dovete controllare che non stiano al cellulare mentre viene caricata la persona. Dovete controllare la puntualità, dovete controllare che siano aiutati mentre salgono, mentre scendono. Non è mica una cosa da niente, oh, ma per me è una cosa veramente grave. E mi dispiace, mi si stringe il cuore quando io sento queste cose. Quindi per favore, ve lo chiedo, su questo possiamo benissimo collaborare, io mi rendo disponibile, quindi chiedo disponibilità anche a voi, per favore controllate, perché è importante. Grazie. Ah, un'ultima cosa. Per concludere, io ho preparato, visto che non ho parlato minimamente di bilancio, ma giusto un riassunto finale della situazione del momento, qualche titolo degli articoli di giornale che sono usciti in questa settimana che riguardano un po' il comune di San Benedetto. Vi leggo giusto così i titoli a shot. La CGIL contro il comune, persone e servizi in crisi. Asili nido, c'è l'addio al piccolo principe. Riqualificazione del lungomare nord, cantiere Lumaca, rimozione anticipata. Con un assessorato a Forza Italia può cambiare il Consiglio Comunale, gli scenari. Il cantiere costa 150.000 euro in più, dormitori e luoghi di spacci, via Volturno sotto assedio. Nomadi nel piazzale dello stadio, rabbia in via Valtiberina, fine dei lavori nel 2018. Questa è solo una piccola parte di quello che noi tutti i giorni leggiamo sul giornale. Adesso vorrei trovare qualche coraggioso, qualche impavido che mi può dire che le cose vadano bene. Grazie. Grazie consigliera Morganti, magari la invito la prossima volta ad attenersi un po' più al punto all'ordine del giorno. Grazie. La parola al consigliere Cursi. Grazie Presidente. Anch'io rilevo, come è stato fatto da qualche mio collega precedentemente, che il rendiconto di esercizio 2016 arriva in questa assise con un considerevole ritardo. Nasce
come un documento tecnico contabile, però in realtà sappiamo bene che è un documento politico. Da questo si evince quelle che sono le strategie dell'amministrazione, dove si vuole andare e cosa si ha in mente di fare. Sulla gestione finanziaria dell'anno 2016, come detto dal collega De Vecchis, questa amministrazione ha inciso per la metà dell'anno solare. Un risultato d'esercizio finanziario del 2016 che consta di un avanzo di amministrazione di oltre 7 milioni di euro. Un risultato che, come diceva poco fa proprio il consigliere De Vecchis, è senz'altro positivo, che però quasi totalmente accantonato a fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo rischi e contenzioso. Queste risorse, ahimè, vanno a inficiare quelle che possono essere dei lavori fatti per la città di San Benedetto del Tronto, lavori che necessitano. Purtroppo non possono essere utilizzati, ma al contrario possono essere, diciamo, possono ottemperare all'obbligo per mettere in sicurezza l'ente sotto un duplice aspetto: attenuare l'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità e mettere quanto più possibile da parte il fondo rischi e contenzioso, soprattutto per spese improvvise e straordinarie e anche da sentenze contenziosi pendenti. Leggendo appunto questa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che qualcuno prima di me ha anche evidenziato, si evince chiaramente che l'accantonamento al fondo rischi contenzioso non è congruo. Vengono accantonati 32.000 euro dell'avanzo dell'amministrazione 2016, ai quali si aggiungono i 250.000 all'anno accantonati nel bilancio pluriennale 2017-2019. È un dato preoccupante, se si pensa soprattutto che l'Avvocatura Comunale ha indicato come congrua ai servizi finanziari comunali e al Collegio dei Revisori dei Conti una percentuale del fondo del 20% sul totale del valore delle cause pendenti. Cause pendenti che attualmente si quantificano in circa 11 milioni di euro. Quindi questo fa sì che il 20% sia all'incirca di poco superiore ai 2 milioni di euro. Se andiamo poi a tale cifra, andiamo a sfrugugliare nei rendiconti degli ultimi esercizi precedenti, questa somma è stata accantonata e ha consentito anche di attenuare un po' quella che è stata la sentenza Eredi Ferri. E a questo proposito vado a contraddire quella che è stata l'intervento del collega De Vecchis, perché da quello che risulta questo si è cominciato a fare dall'anno 2013, non si faceva prima. Allora, evidentemente diventa prioritario recuperare il più possibile e invertire un senso di marcia. Come membro del Partito Socialista mi auguro vivamente che il presidio e il monitoraggio non vengano mai meno in futuro. Grazie. Grazie consigliere Cursi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, consigliere Chiodi, prego.
No, Presidente, ringrazio. Pensavo che avesse compreso qualche minuto fa che io volevo intervenire quando ci eravamo comunque così visti. Io credo che qualche consigliere oggi abbia sbagliato punto all'ordine del giorno, perché dice che in pratica noi con questo rendiconto non abbiamo dato il senso della politica amministrativa che portiamo avanti e via dicendo. Noi voglio ricordare a tutti che stiamo parlando di un bilancio consuntivo. Credo che questa amministrazione, l'amministrazione Piunti, con il bilancio preventivo abbia dato invece dei segnali ben forti e ha indicato quella che è la strada che vuole intraprendere questa amministrazione. Per quel che riguarda questo consuntivo, io credo che innanzitutto non vada sottaciuto un fatto. Noi abbiamo iniziato ad amministrare a luglio 2017, è prassi consolidata, lo sanno tutti, che scusate, 16, ha ragione, scusa, grazie. Noi l'anatra zoppa non l'abbiamo mai considerata, Paolo, io personalmente non ci ho mai creduto, per cui era una pura illusione vostra, secondo me. Però voglio dire, bravo, non c'ha proprio le gambe. Allora, noi abbiamo iniziato a luglio 2016 e tutti sanno bene, specialmente coloro che sono molto più navigati, che nell'entrare la nuova amministrazione trova tutti i capitoli già ben sistemati e adeguati. Poi, con una veloce visione del bilancio, questa amministrazione è stata sicuramente molto acuta e arguta nel non continuare ad infierire su un bilancio che già in commissione e l'amico Tonino Capriotti, essendo nel presidente, sa bene, in commissione, ripeto, bilancio, abbiamo più volte detto e ribadito e ripetuto di cosa stiamo parlando. Inutile che ci soffermiamo ulteriormente qui. Per cui, ecco, sottolineava bene il consigliere Cursi il famoso avanzo dove è andato e dove va a finire. Noi credo che è buona amministrazione, invece di dir male di chi ci ha preceduto, prendere atto di quello che ci si trova davanti e portare questo pesante fardello in porto. Noi non abbiamo assolutamente detto che questo è un bilancio che funziona bene, consigliere Antimo, anzi noi continuiamo a dire che c'è una grossa precarietà in questo bilancio, per cui ci comportiamo di conseguenza. Per quel che riguarda invece l'attenzione che ha posto questa amministrazione, lo ha detto ben chiaramente l'assessore, perché noi continuiamo e continueremo in maniera solerte e forte a fare un monitoraggio delle entrate tenendo conto del contenimento e della razionalizzazione della spesa. Credo che questa, insomma, la dica lunga su quello che è l'atteggiamento dell'amministrazione complessivamente sul bilancio. Per cui parlare di una relazione tecnica e ragionieristica da parte dell'assessore credo che sia cosa fuorviante, non giusta nei confronti di un'amministrazione, ripeto, che non ha mai voluto buttare in pasto a tutti o a chi che sia situazioni che sicuramente rispetto al bilancio non funzionano. Noi ci siamo presi questo fardello, ripeto, lo vogliamo tirare avanti, ma nell'interesse per San Benedetto del Tronto. Per cui ai consiglieri, ai colleghi consiglieri,
che dicono, e il più delle volte a sproposito, che questa è un'amministrazione che naviga a vista. Invece questo è un senso forte di questa amministrazione, guardare con lungimiranza a quello che è il proprio mandato e quello che vuole e deve obbligatoriamente raggiungere, appunto per San Benedetto del Tronto e per i San Benedettesi. La precarietà del bilancio continua a persistere, ma questo non significa che noi come amministrazione, che noi come gruppo di maggioranza non possiamo e non dobbiamo fare quello che ci compete. Sicuramente noi ci misureremo di fronte alla città di San Benedetto del Tronto da questo 2017 in poi, perché tutto quello che è stato fatto precedentemente l'abbiamo soltanto gestito e subito. Grazie. Grazie consigliere Chiodi. Se non ci sono altri interventi, passo la parola all'assessore Traini per una replica. Sì, una breve replica, anche perché francamente non si capiva bene oggi se parlassimo del previsionale o del consuntivo, perché qui parliamo di programmi, di stanziamenti, di progetti, quando in realtà oggi si parlava del consuntivo, dove si prendeva atto di quelli che erano state la gestione del primo semestre, come diceva il consigliere De Vecchis, della vecchia amministrazione, e del secondo semestre. Però siccome insomma qui c'è gente anche più esperta di me, sa benissimo che le dinamiche non sono da calendario, che dal giorno dopo su tutto si ripercuote sul secondo semestre, quando non sono così nette le situazioni. Detto questo, allora qui adesso manca il consigliere Di Francesco. Lui parla sempre dell'indirizzo politico in ogni situazione, in ogni commissione e quant'altro, ma l'indirizzo politico penso che sia stato dato. Si è detto che si mira alla riduzione della spesa, si mira a rimpinguare i fondi. Non è vero che io non ho detto o non ho evidenziato quello che già scrivono il Collegio dei Revisori, ossia che il rischio contenzioso il fondo non è adeguato, lo leggono tutti, l'hanno ricordato tutti, ci stiamo lavorando, lo stiamo rimpinguando. Gran parte era stato utilizzato per la causa Ferri. Ditemi che non, magari 32.000 euro nell'immediato non è sufficiente, ma cercheremo di aumentarlo. Io non ho detto che ci fermeremo qui. Poi l'obiettivo è quello di mantenere comunque gli equilibri. Mantenere gli equilibri non significa non avere precarietà. Poi un'altra cosa importante che ci teniamo come amministrazione, ma anche come settore, è migliorare anche la percentuale dell'incasso delle entrate, ma riferite anche ai residui attivi, non come qualcuno ha sbandierato qui dentro perché dobbiamo mettere le mani nelle tasche dei cittadini, perché questo teatrino ha senso fino a un certo punto, perché se poi la lettura uno la vuole fuorviare, io posso relazionare qualsiasi cosa, verrà sempre fuorviata per chi magari utilizza questo civico consenso per fare un po' di teatro. Bene, ho fatto un inciso, 7 milioni di euro di avanzo non significa che questo comune adesso non ha più problemi, è stato un bilancio eccezionale. Io per primo l'ho detto che gran parte è relativo al fondo crediti esigibilità, che quindi sono anche vincolati e che quindi cose. Io non mi sono mai segnato di dire che è tutto perfetto, però è chiaro che meno male che ci sta. Pensiamo un po', se pensassimo tutti quanti se non ci fosse, sarebbe anche peggio probabilmente, no? Per quanto riguarda gli sfasamenti temporali, di cui parlava il consigliere Gabrielli, sicuramente lì si può cercare, si deve monitorare meglio le varie situazioni anche con le partecipate per cercare di essere un po' più presenti e puntuali. Però sicuramente lo sfasamento non può essere eliminato, perché spesso non dipende da noi o da quello che gestiamo noi, perché ci abbiamo a che fare anche con gli enti, con altri enti, con altre situazioni, con altre realtà. Per quel che concerne poi il contratto con la Multiservizi, dovremmo firmarlo la settimana prossima, questo per rispondere alla domanda che poneva. Comunque terrò presente anche i consigli, per carità. Gli organi di revisione, la prossima volta li inviteremo formalmente, io credo non sarà un problema farlo, per carità, lo faremo, non è quello sicuramente un problema. E per quanto riguarda l'asilo Piccolo Principe, allora,
Innanzitutto parliamo di un asilo che era privato, diciamolo, perché no, sembra che quasi noi l'ha messa, il consigliere Capriotti l'ha messo sul discorso del sociale. Non aveva una funzione sociale. E io la zona agraria la conosco molto meglio di lei, glielo assicuro. Guardi, ci abito solo a 40 anni, 42. Quindi non era una funzione sociale, è un asilo privato. Abbiamo risparmiato 100.000 euro e abbiamo aumentato anche le unità. Pensi un po' che operazione virtuosa che abbiamo fatto. Però questo non lo evidenzia nessuno. Che questa è l'amministrazione che non fa niente. Per carità, il gioco delle parti ci sta. Però a tutto c'è un limite. Comunque, noi sui fondi, che quelli che sono, che poi preoccupano, no? Perché poi nessuno vuole la spada di Damocle, come diceva il consigliere prima, sulla testa. I contenziosi però sono pendenti e alcuni risalgono addirittura prima degli anni 90, comunque negli anni 90, quindi io ancora facevo le scuole superiori probabilmente. Non è che adesso noi arriviamo a bacchetta magica. Io l'ho sentito prima il consigliere Perazzoli, se c'ero io invertivo la rotta. In carità, tutto è possibile. No, no, l'ho sentito, l'ha detto questa cosa. Vabbè, comunque. Però voglio dire, per chiudere, che questo bilancio va. Vabbè, comunque, questo bilancio nei limiti di quello che è la fattibilità economica e finanziaria ha tutti i carismi per essere approvato, perché comunque è regolare dal punto di vista finanziario e contabile. Cioè abbiamo il parere del dirigente, quello dei revisori, che la prossima volta cercheremo di far essere qui, quindi non vedo il motivo per il quale insomma bisogna azionare questo agone politico e soprattutto anche fuori termine e fuori argomento per certi aspetti. Grazie. Grazie assessore, passo la parola al sindaco per una breve intervento. Una chiusura, prendere atto che intanto ringrazio gli uffici per il lavoro che hanno fatto e è doveroso farlo. Io dalla discussione che è emersa qualche suggerimento l'ho preso, ne terrò atto, me lo tengo per me, ma sono stati veramente pochi. Che a parte di qualche déjà vu, insomma, se il problema è stato rappresentato, è rappresentato dall'assenza dei revisori dei conti, dal prefetto che non ci scrive la lettera, io lo prendo come un fatto positivo, oppure dai titoli dei giornali vuol dire che il problema non esiste. Sarà mia cura comunque chiamare i revisori dei conti e far presente che anch'io penso che sia opportuno che siano presenti. Al di là di quello che dice la legge, una volta venivano nominati dagli amministratori, dai comuni, c'era anche lì una sorta di spartizione tra minoranza e maggioranza. Oggi non esiste più questo istituto, esiste l'istituto del sorteggio, quindi non ce li scegliamo noi. Questo però non può essere una scusa per poi non partecipare attivamente ai lavori del Consiglio Comunale quando questi riguardano anche il loro parere. Quindi su questo sono d'accordo. Si è parlato tanto di riorganizzazione di personale, di lungomare, piscina, per carità, siamo andati sicuramente fuori tema. Il problema a un certo momento sembra che questa città sia rappresentata dalla pedana di un Fiat Ducato, non si continua a infierire, perché io accetto da tutti. Poi dopo, una volta un ex sindaco diceva sempre vizi privati e pubbliche virtù, no, poi dopo anche si accettano suggerimenti da chi ha, diciamo, la coscienza scevra da qualsiasi situazione personale per cui la può rappresentare, ed è credibile. È stato cercato, perché poi qui il motivo della discussione, alla fine diciamolo, è ancora, non si somatizza il fatto che c'è un'amministrazione che sta governando, bene o male, comunque non si prevedeva forse che questa amministrazione dovesse governare. Fatemi una ragione, cioè, ma non è una questione, diciamo, personale, è una questione che non si va avanti se non si supera questo ostacolo interiore. Noi non siamo, l'ho detto già dal primo Consiglio Comunale, lo ripeto, non siamo delle aquile, ma riteniamo che nessuno qui dentro sia un'aquila. C'è bisogno di tutti,
però facciamolo in maniera non strumentale, per carità, soprattutto non mettiamo sempre di mezzo il sociale. Io adesso la prossima riunione che farò con i disoccupati piceni inviterò la CGIL, così si renderanno conto chi è che va difeso, se va difeso l'impiegato comunale che fa il suo dovere, ci mancherebbe altro, a prescindere, oppure è meglio concentrare gli sforzi verso le tante famiglie che non possono permettersi di portare a casa lo stipendio dal congiunto, dal genitore, dal figlio che lavora in un ente pubblico. Questo tanto per chiarire le cose. Poi vi posso dire anche che l'agenda non ce la facciamo dettare dai titoli dei giornali, che poi i titoli sono una cosa. Leggete anche gli articoli, magari capirete meglio. Io auspico e vi invito a tutti, anche la mia maggioranza, intanto ad approfondire laddove c'è da approfondire, e lo stanno facendo. All'assessore, per quanto riguarda, perché qui si parla di bilancio, non si parla di altro, però il bilancio di solito comprende un po' tutto quanto, di monitorare. Però la verità è che noi, io non voglio mai girare la testa all'indietro perché sembra che uno cerca delle scusanti, no? Però la realtà è quella, ereditiamo qualcosa, e mi fermo qui, che dobbiamo saper gestire avendo un'ottica diversa da quelle che sono state le amministrazioni passate, che è l'ottica quella del risanamento, del risparmio senza intaccare i servizi. Ha fatto il riferimento al Piccolo Principe in modo perfetto, l'assessore, insomma. Abbiamo risparmiato 100.000 euro, abbiamo dato un servizio in più, che è, geograficamente anche parlando, andare incontro proprio laddove invece si andava a cercare le criticità. La nuova sezione, Primavera, al Mattei, che non sta precisamente su Alballari. Quindi diciamo, cerchiamo un attimo di focalizzare, di vedere, di non strumentalizzare, ma c'è anche la strumentalizzazione. Però, come ho detto prima, il limite, cerchiamo di essere propositivi. Noi, l'ho detto prima, abbiamo vinto, abbiamo l'onore sicuro, ma l'onere di governare. E di questo ci dovranno poi giudicare i cittadini. Smettete, insomma, di fare riferimenti filo ascolani oppure di continuità con la passata amministrazione, perché noi non abbiamo nessuna continuità, e lo stiamo dimostrando, e non siamo assolutamente asseverati a nessuno, a nessuno. Noi siamo San Benedetto, siamo amministratori di San Benedetto, con la giusta esperienza, con il giusto acume e con la giusta dose di San Benedettesità che ci permette di essere equilibrati. Quindi risparmiate, perché non vi crede nessuno, che se continuate a ripeterlo vuol dire che non ci credete neanche voi. Grazie. Grazie signor Sindaco. Procediamo con gli interventi per le dichiarazioni di voto. Il consigliere Muzzi, prego.